Ciao a tutti dello Spolab, oggi facciamo un video un po' particolare perché vi andrò a presentare un lavoro che non ho fatto io, ma ha fatto mio fratello e che vuole condividerlo con voi. Siamo in un periodo di grandi difficoltà, forse peggio deve ancora venire, quindi riciclo, recupero diventano praticamente le parole d'ordine e di questo andremo a parlare dopo la sigla. Il problema che poi mio fratello Sergio ha risolto riguarda una finestra. Le finestre quelle da lucernario, no? Quelle che stanno sul tetto che illuminano. Ok. Queste finestre in genere chiaramente si aprono, chiaramente si aprono così praticamente. E quindi da una parte hanno le cerniere, poi si chiudono. Bene, alla perfezione perché poi non deve entrare l'acqua, che se no andrebbe sotto nel sottotetto. Ora, mi avvalgo di alcune foto che ha fatto mio fratello, veramente un video un po' particolare, un poco video, tolto me che parlo, e andiamo a vedere, ci aiutiamo con la condivisione dello schermo, col photobooth del mio Mac, ecco qua. Allora, qui andiamo a vedere praticamente il problema di questa finestra, una finestra di plastica, e vedete bene ci sono le due cerniere che si sono rotte. È evidente dal colore della plastica che essa è rovinata chiaramente dal lungo periodo di esposizione al sole, ai raggi ultravioletti. E chiaramente la parte più delicata e più stressata, che è appunto quella delle cerniere, è venuta meno. Ora, qui chiaramente la risposta tipica sarebbe quella di buttare via tutto, farsi una bella finestra nuova. Oltre al costo, chiaramente, poi dobbiamo anche pensare, se siamo veramente pieni di amore verso il nostro pianeta, allo smaltimento della plastica, che penso sia si tratti di PVC in questo caso. Allora, cosa fare per non comprarne una nuova e anche dover poi smaltire questa finestra che, come vediamo, è anche composta da un vetro rinforzato con la rete metallica che non è smaltibile nel vetro. È normale, questo è un rifiuto speciale. Qui l'ingegno è venuto veramente incontro. Peraltro, mio fratello ha la particolarità rispetto a me di non avere strumenti. Fa con quello che veramente rimedia e in casa con quei pochi strumenti che ha per lavorarlo. La soluzione è stata quella di prendere un pezzo di legno e da inserire praticamente all'interno del vecchio telaio e vecchio, lo vediamo qui fatto appunto con un legno rimediato, tagliato, sagomato per essere inserito all'interno e praticamente andrà a essere inserito in quella parte che vedete dietro ai buchi. Qui lui ha praticamente ampliato i fori per poi inserire delle nuove cerniere, questa volta fatte in metallo. Eccole qua. Allora, con un profilato, anche questo poi rimediato, sempre tra i rottami suoi, peraltro pochi, ha ricostruito queste due cerniere, le ha forate e vedete il buco più grande sarà quello che poi andrà a costituire il vero e proprio punto di cardine. Ed ecco qua, il lavoro diciamo finito. Successivamente vedremo un po' il come è stato inserito dentro, lo vediamo dalla parte opposta, lo vediamo dalla parte sotto. Vedete che praticamente il legno è stato inserito, sagomato per essere inserito in questa scanalatura e vedete come sono state posizionate all'interno dello scasso realizzato nella plastica le due nuove cerniere. Torniamo indietro, questa è la vista da sopra, vedete? Queste sono praticamente le viti che tengono insieme il tutto. Che cosa fanno queste viti e questo segmento di legno? Chiaramente irrobustiscono la parte che della finestra che oramai è venuta meno, di fatto, pur conservandone l'estetica esterna. Diciamo cosa abbastanza geniale, fatta veramente con niente, perché con quello che si è rimediato in casa si è risolto un problema che poteva costare svariate centinaia di euro con tutto l'intervento del caso, forse anche 1000. Qui eccomi qua che torno, ci vediamo. Sì, ok, sono ripartito. Bene, tutto qua, praticamente molto semplice, molto breve. Se
Spero di avervi dato un'idea, se vi serve pure a voi. Spero di aver, che vi abbiamo dato un'idea, io e mio fratello Sergio, su come risolvere problemi quotidiani in casa e nel piano rispetto del recupero e del riciclo. Grazie a tutti, iscrivetevi al canale. Sto per arrivare a 2000 iscritti, iscrivetevi. So che sono molti di più, come tutti gli altri YouTuber. Sono sempre circa meno del 10% quelli che si iscrivono piuttosto che quelli che guardano. Sto per arrivare a 2000. Non ho festeggiato il raggiungimento dei 1000 per colpa del Covid e la prossima settimana è il mio compleanno, vorrei festeggiare anche 2000. Vabbè, se li raggiungo i 2000 festeggio i 2000, se non li raggiungo non li festeggio. Ciao a tutti e grazie.